Buon pomeriggio da Forni Comunale Coleo, si gioca il ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia tra il Forni e la Corrasi di Oliena. La squadra di Marchi deve ribaltare l'1-3 rimediato all'andata. Servono quindi due gol senza subirne per passare agli ottavi. Traguardo mai raggiunto dai fornesi nella storia. La formazione di Mereu presenta diverse novità rispetto alla passata stagione. Scopriamo quindi le formazioni. Il Forni in campo con Guiso, Murlocu, Marceddu, Mura Emanuele, Sau, Mura, Massimiliano, Cugusi, Pili, Manca, Flores e Talanas. La Corrasi risponde con Capra, Acqua, Sconciu, De Bellis, Cabras, Massaio, Fufu, Pidas, Occhipinti, Noli e Zola. Dirige l'incontro il signor Mulas di Sassari. Il Forni in maglia azzurra, la Corrasi in completo bianco, calzoncini scuri. Campo scivoloso per la pioggia caduta nelle ultime ore. Si salutano i due tecnici prima della gara. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Punizione affidata a Zola. Aria affollata. Il tiro, Guiso, para a terra in due tempi. In profondità Talanas, Flores, si gira ancora Talanas, si salva Capra, arriva Cugusi, la tiene il portiere, avanzano i saltatori della Corrasi, in mezzo Guiso, in tuffo, non rischia la presa. Talanas, ancora la spizzata, palla buona, Cugusi, esce Capra, niente da fare. Va De Bellis, palla lunga, esce Guiso, gli sfugge la palla, poi c'è la conclusione, c'è l'offside, segnalazione dell'assistente. Mura, in mezzo a due se ne va, l'apertura, manca, di prima per Talanas, miracolo di Capra che evita un gol fatto. Parte Flores, deviata, ancora lui, supera un avversario, ce l'ha sul destro, il tiro non male. Come al solito va Flores. In mezzo arriva Mura, la botta, fuori non di molto. De Bellis, come al solito calcerà a lungo. Esce Guiso, la perde, attenzione, Noli, gol! La Corrasi in vantaggio. Ancora una volta la zampata dell'ex Gino Noli, che non esulta per il suo passato fornese. Ma che errore di Guiso in uscita. Va Pili, vediamo se calcerà in porta o scodellerà in aria. A giro sul secondo palo del gol, il pareggio del Forni. Luca Pili ha sorpreso Capra con un tiro sotto l'incrocio dei pali. Si riapre la gara. Stavolta va Talanas. Il sinistro, vola Capra e respinge la portata. Pili, ancora lui, cerca lo spazio. Direttamente in porta, Capra non si fa sorprendere. Inizia la ripresa 1-1 tra Forni e Corrasi. Due cambi tra gli olianesi, entrano Togge e Marongi al posto di Piras e Occhipinti. Talanas, Flores, converge, lo scarico per Marceddu, il cross, Talanas si gira, Capra dice di no. Murlocu in mezzo, Talanas fuori, ha preso l'ascensore sui centrali della Corrasi. Il Forni preme. Possibilità di partenza. Il lancio, esce Capra, si sconde con un compagno, la porta è vuota, gol! Dovrebbe essere stato Nonne a metterla dentro. Forni che spera ancora, serve un altro gol quando mancano soltanto due minuti alla fine della partita. 2-1 per la squadra di Marchi. In mezzo c'è Noli e solo il tiro, Guiso di piede, tiene a galla il Forni. Che occasione per la Corrasi di chiudere la partita. C'è un muro a protezione della porta olianese. Fabrizio Flores proverà a superarlo con il suo terrificante sinistro. Parte Flores da gol, incredibile, 3-1 il Forni al quarto minuto di recupero, pareggia i conti per la qualificazione. Apoteosi sulle tribune del Comunale Coleo, due gol in quattro minuti, la Corrasi ancora incredula.
Corannone scatenato, se ne va, spinto dall'incitamento dei tifosi. Però non c'è più tempo, serviranno i calci di rigore per stabilire chi tra Fogni e Corasi andrà agli ottavi.